A Videotop alle volte ritornano, siamo al Phenomenon, ma per celebrare una serata davvero particolare, stiamo parlando di Remember La Rocca, mitico locale che ha segnato anni di storia. Entriamo e viviamo pieno questa serata. A Videotop al Phenomenon questa sera, una serata davvero particolare, ancora una volta i protagonisti, Massimo Zandotti, cosa vogliamo dire? Paolo, sei troppo buono, è un evento che aspettavo da tanto, dalla chiusura del locale, purtroppo per Covid, per strada, per logistica, per tanti problemi, aspettavo il momento di poter rivedere tutta la mia gente qua questa sera al Phenomenon, ed è, ne sta arrivando veramente tanta, e ho visto tante facce di amici, di conoscenti, di clienti che sono qua stasera, mi dicono siamo venuti perché La Rocca l'abbiamo nel cuore. Abbiamo parlato del maneggio, sono passati 13 anni più o meno dalla chiusura. Quasi 15. A gennaio 24 sono 15. E invece per quanto riguarda La Rocca è molto più recente, tu sei stato in prima linea fino all'ultimo. Fino all'ultimo, un combattente che non voleva mai mollare e non ha mollato fino all'ultimo giorno, ma ha fermato solo il Covid. Ma voi ragazzi siete fatti così, diciamoci la verità. Noi siamo ragazzi, come dicono in televisione siamo ragazzi, certo. Continuiamo a essere ragazzi, lo saremo fino alla fine. Ma sempre, fino alla... La Rocca, un altro capitolo rispetto al maneggio, però un successo costante per tanti anni. Sì, devo dire una grande storia, cominciata nel 93, che è durata 27 anni, bellissima, abbiamo cavalcato tante mode, tanti generi musicali, e alla fine la gente comunque ancora ci ha premiato anche negli ultimi anni, quando avevamo intrapreso una strada più nuova, se vogliamo, dei rapper, dei personaggi su YouTube, che ci hanno dato grandi soddisfazioni perché sono stati artisti che sono passati dalla Rocca ancora non famosi e poi sono diventati famosissimi a livello nazionale. Ti posso fare anche dei nomi, Paolo, Achille Lauro, nella sua particolarità è un soggetto che è un artista che da noi è stato quando ancora non era famoso e poi dopo due anni è esploso in televisione, Gali, che ha inciso dischi, è stato nelle classifiche, nei palazzetti, Rovazzi, che sarà al festival quest'anno, cioè artisti che hanno creato veramente un'ondata nuova nei giovani, senza dimenticare quello che è stato il percorso di artisti televisivi, perché negli anni 90 andavano gli artisti televisivi, per cui abbiamo portato Ras de Gang, che in quel momento era il top, abbiamo portato Martina Colombari, abbiamo portato Melissa Satta, abbiamo portato Costantino Vitaliano, che è stata una serata fortissima, abbiamo portato artisti di tutti i tipi e io ne sono immensamente contento. Della serie A Volte Ritornano, Stefano Tiramani, la domanda sorge spontanea, non è che ci state prendendo gusto, no? Un po' di Remember ogni tanto ci va, per ritornare ai vecchi fasti, radiolina, via, si lavora, abbiamo bisogno di completare la giornata almeno, giusto? Sai, io vi guardo e dico, ma caspita, non è passato neanche un anno, sembra di ritornare ai vecchi tempi. Abbiamo parlato e ricordato i grandi momenti del maneggio, è impossibile non ricordare La Rocca come questa sera, no? La Rocca nasce quasi da un mio capriccio, perché io vidi La Rocca nel 1990 quando fu aperta da Antoine, e quando io ho visto il locale sono tornato a casa e ho detto ai miei soci,
quel locale lo dobbiamo comprare. Preciso proprio. Lo dobbiamo prendere. Io mi ricordo c'era Massimo e gli altri soci di mio papà e nel 1993, al primo aprile 1993, abbiamo firmato l'atto. Spettacolo, obiettivo raggiunto. Primo aprile, però. Mi ricordo perché l'avevate annunciato e dice non è un pesce vero. Non... Demolita, sventrata, riaperta a luglio, successo clamoroso. In effetti il maneggio ha creato veramente un'era, la Rocca di suo uguale, perché la location, il lago... Due locali completamente differenti, uno moda, l'altro club. C'è un salotto, un ritrovo di amici, la solita cratera, locale soft, tranquillo, frequentato da gente, bella gente, proprio è stata una grande soddisfazione. E noi siamo non a caso qui per celebrarlo, perché questi momenti vanno ricordati. È un locale che comunque è più difficile del maneggio, perché non essendo soggetto a moda, doveva essere sempre mantenuto costante a livello di clientela, il cliente andava sempre coccolato. A Video Top Remember La Rocca. Un pezzo di storia, ragazzi. E che pezzo poi! Simone Cattaneo, sembra quasi un flashback, non so te come sembra. Sì, sono passati tanti anni. Anche perché sono stato forse uno dei primi. Eravamo io, Jimmy e Mauro Giani. Quindi andiamo indietro nel 93-94, proprio per i primissimi anni della Rocca. Quindi vabbè, la nuova Rocca che avevano preso Stefano e Massimo. Chiaramente la Rocca esisteva già da anni prima, con il nostro amico Antoine, certo. E poi diciamo la Rocca che quella che riguarda noi, diciamo, è quella quando Stefano e Massimo nel 93 hanno rifatto il locale e siamo qua ancora. Buona, della serie si resiste alla grande. Però mi piace molto, attraverso le vostre testimonianze, ricordare quello che era quel periodo, quel clima davvero meraviglioso, clima familiare. Io sono proprio nato in Rocca, perché ti ho detto, io già la Rocca l'avevo vissuto ancora anni prima con il grande Jimmy, il nostro carissimo amico, che sarà sempre stato come un papà per me questo lavoro. Diciamo che io sono legato tantissimo anche con Stefano e Massimo, diciamo mi hanno adottato in quegli anni lì e da lì, perché poi dopo dalla Rocca sono passato al maneggio, poi di nuovo alla Rocca, poi sono andato via, poi sono ritornato, insomma ho legato tanti anni a questo locale. Ed è bello ritrovarsi, grazie, certo. Simone. No, bello anche a me che dopo tanti anni che ci conosciamo ormai, siamo storia. Più di 30 anni storia, grazie agli amici di Video Top. Al mio amico Simonotti, che ormai grande Paolo. Grande Simo. Grazie a tutti. Ciao. Alla prossima. Grazie. Ragazzi, qui remember alla grande, perché abbiamo niente proprio di meno che Mauro Giani The Cap. Ciao a tutti. Volevo vedere se eri pronto nella risposta e soprattutto se confermavi, sei Mauro Giani The Cap, sì. Yes, I am. Mauro, oltretutto si può dire che parti da lontano, perché tu sei uno di quelli della Rocchetta. Esatto, esatto, io parto da molto lontano. Si parla di metà anni 80, quindi la Rocchetta dei tempi, che poi è diventata Rocca. Sono ritornato nel 93 e da lì ho continuato fino al 98. Io lo dico spesso, mi piacerebbe riuscire a trasmettere quello che era quel periodo, perché ok, c'è sicuramente una dose di nostalgia e quant'altro, però non è solo quello, è proprio che si vivevano momenti indimenticabili, di una spensieratezza unica, no? Diciamo che ai tempi la discoteca era la discoteca, ciò che non è oggi probabilmente, è cambiato molto, sono cambiati i tempi,
ai tempi veramente la discoteca era qualcosa dove la gente socializzava, si trovava e si divertiva in una maniera sana. Era veramente un concetto diverso, però parliamo di tanti anni fa e probabilmente il mondo cambia e quindi cambiano le cose. Teniamoci questi ricordi stretti nel cuore. Tanta passione per The Cap per mille anni ancora. Grazie, ma il bello infatti è questo, che insomma la soglia ormai dei, possiamo dirlo, dei 60, c'è ancora questa voglia di mettere musica e penso che sia la cosa più bella. Grande. Dei protagonisti di stagioni importanti di questo possiamo dire celeberrimo locale, Michi Squillante, come ricordi quei momenti? Momenti sempre particolari, emozionanti. Io tra l'altro ho fatto gli ultimi 13 anni, sono stato uno degli ultimi resident della discoteca, e momenti particolari che un po' come tutti quanti portiamo nel cuore, perché La Rocca, prima che un locale per noi tutti dello staff, era una grande famiglia, con Massimo, Stefano e poi tutti quanti gli altri. Insomma, quindi ricordi che rimarranno sempre nella memoria un po' di tutti quanti, in me in particolare. È bello perché ha portato felicità, gioia, serate a tante generazioni, no? È riuscito a passare attraverso diverse generazioni. Sì, infatti il bello e il segreto del successo di questo locale è proprio questo, che ha riuscito a coinvolgere diverse generazioni, quindi nel corso degli anni non solo è stata dietro, anzi ha creato le mode, ma poi ha coltivato i giovani, che poi a loro volta sono diventati un po' più grandi, e con le varie influenze musicali, insomma, siamo sempre riusciti a rimanere sulla cresta dell'onda, insomma, questo. Grazie Michi, buona serata. Grazie, buona serata, buonanotte. Siete state dei maestri, per anni avete tenuto alla grande. Grazie. Grazie a te Stefano, alla prossima. Alla prossima, speriamo. Grazie Massimo per tutto il divertimento che hai profuso a più generazioni. Grazie a voi, ed è un piacere ancora rivedermi con te dopo più di 30 anni che ci conosciamo, e questa amicizia mi gratifica tanto. Grazie Paolo. Altrettanto, grazie.